Castiglione Fiorentino, dove si è completato un altro tassello importante della viabilità studiata appunto per Castiglione Fiorentino dall'amministrazione provinciale, con Carlo Fioridelli, che è il responsabile per la provincia proprio della viabilità della Valdichiana. Spieghiamo qual è l'importanza di questo intervento. È da molto tempo che la provincia d'Arezzo, chiaramente con il Comunicazione Fiorentino, ha posto in opera lo studio del traffico all'interno del centro abitato, cercando di decongestionare l'SR71 dal grosso traffico. Pensate che al Bio di Olmo si raggiungono cifre di 26.000 veicoli giorno, una media da Salerno Reggio Calabria. Per cui questo è il primo tassello che va a inserirsi in altri progetti molto importanti che verranno successivamente. È stato realizzato in due interventi successivi, uno che andava dalla SR71 a via Sant'Antonino e l'altro da via Sant'Antonino, dove ci troviamo adesso, al Cavalca Ferrovia. L'impatto importante lo riscontriamo anche in questi giorni, che è un paio di giorni che l'attività del traffico, la mobilità circola all'interno del tratto aperto, e ha decongestionato molto tutto il traffico lungo la 71 e lungo il centro abitato di Castiglione Fiorentino. Ecco, è importante sottolineare le modalità di realizzazione con questa rotatoria che inizialmente non era prevista dal progetto, e soprattutto anche i tempi con i quali è stato costruito. Allora, questa variante è stata realizzata prima di tutto con tempi celeri. Infatti oggi scadevano i giorni naturali del progetto, noi abbiamo fatto una variante in corso d'opera che ha consentito la realizzazione di una rotatoria, e per questo avevamo dato all'impresa ulteriori 90 giorni di tempo per eseguire i lavori, invece li ha terminati nei tempi contrattuali, per cui 90 giorni prima della scadenza naturale. Ricordo che avevamo previsto una sola rotatoria, quella dove ci troviamo adesso, invece ne è stata realizzata una nuova in via Sant'Antonino, che diciamo è stata proprio la ciliegina proprio di questo progetto. Infatti in quel punto non si decongestiona sicuramente il traffico, sarà molto più scorrevole, anche perché poi lì abbiamo l'accesso a una delle attività più importanti di Castiglione Fiorentino, che è il pastificio, che chiaramente è oggetto a traffico pesante, anche a massa complessiva terra notevole.